Cala il sipario su un anno di combattimento. Etichetta che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci affibbia nel penultimo giorno di un 2021 di costanti battaglie generate dal fronte sanitario. Dalla lotta al Covid alle strutture ospedaliere fino alle ripartenze di attività lavorative e turismo dopo le restrizioni da pandemia. Nel 2022 le battaglie non si esauriranno, ma per l'anno nuovo si punta sulla rigenerazione. Un termine utilizzato a cominciare dalla giunta rinnovata nelle figure di Luca Pandolfi e Camilla Murgia, nuovi assessori in luogo di Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci. Giunta radunata al gran completo per lo start all'anno nuovo. La battaglia continua perché ovviamente la variante del Covid ci costringe a rafforzare ulteriormente le prescrizioni. L'invito è quello di vaccinarsi. Basta ambiguità sul vaccino, non c'è altra difesa in questo momento che il vaccino. Credo che questa debba essere la priorità per tutti coloro che hanno una responsabilità politica, perché se non sconfiggiamo il virus non riusciremo a vivere come vorremmo, non riusciamo a sostenere come vogliamo una crescita economica che per fortuna nella nostra città è molto forte, perché non si trovano operai e dipendenti da nessuna parte. E al tempo stesso però abbiamo bisogno di rigenerarci. Per questo abbiamo rigenerato la giunta con qualche componente nuovo, in bocca al lupo a Camilla Murgia e a Luca Pandolfi, grazie a Giuliana Ceccarelli e a Sara Mengucci per il grande lavoro svolto, e abbiamo rivisto un po' di deleghe perché abbiamo bisogno, come ho detto oggi in giunta, degli occhi della tigre. Non so chi di voi si ricorda di Rocky Balboa, abbiamo bisogno degli occhi della tigre perché non è una fase ordinaria, è una fase straordinaria nella quale abbiamo bisogno di dare tutto noi stessi per a servizio di una comunità che deve combattere e al tempo stesso rigenerarsi, rigenerare l'economia, mettere a terra una mole infinita di risorse per gli investimenti che abbiamo ottenuto e che otterremo, e cercare il più possibile di rimettere in moto anche il turismo, la cultura, con un occhio particolare, come sempre è stato per il nostro territorio, ai più deboli, alla scuola e all'ambiente. Quindi queste sono le priorità che abbiamo nel 2022, con tanti dossier aperti. Tematiche sanitarie al centro dei pensieri di Ricci, a cominciare dal perdurante stato di sofferenza del pronto soccorso sollevato dal primario Umberto Ognudi. E la risposta non può essere quella di far dire a tutti i primari che le cose vanno bene, perché la risposta deve essere quella di dargli velocemente il personale e deve essere quella di far funzionare insieme il pronto soccorso con il resto dell'ospedale. La sostanza è che non si può andare avanti con un ospedale che ha un pronto soccorso così intasato, con personale sanitario che da troppo tempo è sotto stress, che ha bisogno di un rafforzamento e di un'organizzazione differente. Ospedale attuale e ospedale nuovo, un altro tema centrale del 2022 che sta per partire. Il nuovo ospedale è un impegno importante che la Regione Marche ha preso, non è il nuovo ospedale che avevamo in mente noi, però almeno un passo avanti per una struttura nuova, e adesso dobbiamo entrare nel merito, perché il fatto che sia stato scelto e finanziato è positivo. Adesso dobbiamo entrare nel merito col Presidente Quaroli sul cronoprogramma e sul contenuto del contenitore. Per noi è imprescindibile l'azienda sanitaria, perché senza azienda ospedaliera non avremo le eccellenze che servono, e ovviamente vogliamo discutere anche di come questo nuovo ospedale si relazionerà con il resto del territorio e con la struttura di Fano che rimane e che di conseguenza diventa fondamentale per l'azienda Marche Nord. Alla presenza di tutti gli assessori, Ricci ha analizzato ogni delega, da un bilancio che si chiude con una gestione virtuosa al tour dei quartieri che ha presentato sì problematiche ma non emergenze, fino ad una sicurezza che nell'anno nuovo si vuole potenziare su un triangolo compreso fra Miralfiore, stazione ferroviaria e centro storico fino al conservatorio, quello che a detta di Ricci concentra le maggiori criticità di criminalità. E infine le opere pubbliche. In particolare, Ricci si è soffermato sul vecchio Palace, il cantiere che più lo preoccupa e che necessiterà di una nuova gara d'appalto per il completamento. Sul vecchio Palace continuiamo a avere dei problemi, però è una struttura che per fortuna abbiamo coperto, quindi il grosso dei lavori strutturali è stato fatto, adesso dobbiamo fare dei lavori di completamento e fare nel più breve tempo possibile, perché è una struttura fondamentale per noi, quindi un cantiere che ha avuto diversi problemi, ma che dobbiamo assolutamente nel 22 completare e inaugurare.